Ciao a tutti e ci vediamo. Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV. Oggi parliamo un po' in review, no, della partita contro la Lazio. Per fortuna non ci sono polemiche, per fortuna possiamo goderci la bellezza del gioco dell'Inter, possiamo parlare della partita senza dover parlare di polemiche, di arbitraggi, di cose varie, di cose inventate, anche se poi effettivamente ho letto delle robe. Una ve la devo raccontare, ragazzi, adesso ve la racconto perché è veramente assurda. Questo testimonia il fatto, adesso vado a dirvi che cosa, testimonia il fatto che la gente, soprattutto sui social, Twitter è uno che va per la maggiore su queste cavolate qua, praticamente testimonia che la gente, pur di andare contro la squadra avversaria, pur di infamarla, pur di insultarla, lo fa a occhi chiusi, senza informarsi, senza sapere, vedendo un fotogramma su internet spostato magari per provocare qualche reazione, e allora ci si butta a capofitto. Adesso parliamo della bella partita dell'Inter, ma questa ve la racconto. A un certo punto, in attacco, adesso non mi ricordo su quale risultato, forse sull'1-0 per l'Inter, Pavard è in fase offensiva, in area di rigore della Lazio, va a un contrasto in scivolata con un avversario, in scivolata gli ruba palla e poi va al cross, no? E effettivamente la scivolata sembra pulita sul pallone, però prima di prendere la palla Pavard va a prendere lo stinco dell'avversario, quindi effettivamente ci poteva stare il fallo. Poi da quell'azione non è successo niente, non è nato niente, eccetera. Era un intervento al limite, si poteva andare avanti, ma se avesse fischiato fallo non ci sarebbe stato nessun tipo di scandalo, nel senso che effettivamente ci poteva stare il fallo. Ma la cosa ridicola non è questa, perché stiamo parlando del nulla, ma la cosa ridicola è che qualcuno, conoscendo, diciamo così tra virgolette, non voglio esagerare con i termini, diciamo conoscendo la superficialità di molta gente che commenta sui social, su Twitter soprattutto, superficialità dovuta al fatto che basta andare a insultare la squadra avversaria, a dire che ruba, eccetera, eccetera, ci si butta a capofitto senza informarsi, come dicevo prima. Qualcuno per divertirsi ha buttato in mezzo questo fotogramma, questo video di Pavard che fa la scivolata, dicendo che è uno scandalo non aver dato il fallo, eccetera. Molti hanno commentato pensando che Pavard avesse fatto quell'intervento in area di rigore dell'Inter. Quindi scrivevano perché volevano il rigore per la Lazio ed era scandaloso che non fosse stato dato il rigore per la Lazio. Ecco Marotta lì, l'Inter ruba, eccetera, eccetera. Io mi sono fatto delle risate, ragazzi, delle risate, perché questa è la testimonianza chiara, precisa dell'idiozia ogni tanto che regna nei commenti su queste cose qua, per chi proprio non ha voglia di vedere il calcio, ma ha voglia solo di insultare gli avversari, solo di screditarli. Cioè, informati, capisci, quello è un fallo in attacco se è fallo, ma non è un rigore per la Lazio. È un intervento di Pavard in scivolata nell'area di rigore della Lazio. Cosa commenti? È un rigore, che scandalo, ma vergognati. Cioè, voi che avete commentato sta roba, che commentate senza vedere, senza contestualizzare, lo fate solo perché siete di un'altra squadra, ma questo vale per tutti, eh. Fate un po' ridere, cioè, vabbè, comunque. Ma ho riso per tanto, perché, cioè, io se fossi uno che commenta una roba del genere senza aver visto, senza sapere che sono nell'area di rigore della Lazio, eccetera, mi sentirei proprio piccolino, proprio piccolo. Comunque, va bene, dai, questo ve lo volevo raccontare perché fa abbastanza ridere e testimonia un po', fa un po' la fotografia di quello che è l'ambiente per molti. Vabbè, andiamo invece a parlare della partita che, ripeto, per fortuna non ha avuto polemiche, il rigore c'era, era sul 2-0, stavamo già dominando, potevamo fare molti più gol. Ecco, il rammarico, se dobbiamo trovarne uno, è che ci costringiamo sempre a aspettare un pochino di più per chiudere la partita, nei casi in cui l'Inter viaggia mille, come ha fatto nella partita di ieri sera, come ha fatto con il Monza. Cioè, quando l'Inter va a questa velocità
e ha questa manovra fluida, ha questa facilità di gioco, questa facilità di palleggio, diventa veramente difficile per gli avversari affrontarli. Adesso bisogna capire, è inutile tornare su Inter-Lazio perché diremmo solo che tutti sono stati bravissimi, che l'Inter è stata spettacolare e che Inzaghi è stato bravissimo. Possiamo magari questionare, visto che ho letto molti commenti e molti messaggi, se questa è l'Inter più bella degli ultimi 15-20 anni, eccetera. È un discorso talmente largo, talmente allargato e da allargare, da contestualizzare, che secondo me non basterebbero 10 minuti di video, bisognerebbe andare avanti un giorno. Cioè, quando parliamo dell'Inter di Mourinho, parliamo di un'Inter fatta di campioni, quella di Mancini pure, ma non di campioni che si sono costruiti come quelli che abbiamo noi adesso, che si sono costruiti e cresciuti con l'Inter, campioni già comprati, campioni. E, non so, Eto'o, Stankovic. Lo stesso Cambiasso che è arrivato dal Real Madrid, Samuel, Kivu, poi ce ne sono alcuni che sono cresciuti con l'Inter, Julio Cesar, Maicon, lo stesso Milito, che era un buon giocatore nel Genoa, ottimo giocatore nel Genoa, ma ad altissimi livelli non c'era mai stato, quindi era un mix, no? Quella di Mancini aveva Vieira, Ibrahimovic, lo stesso Maicon, aveva Kivu anche lui, aveva Samuel, aveva grandissimi campioni, Zanetti, Cambiasso, Veron, eccetera. Quindi è un po' diverso, qua ci siamo costruiti la squadra, quindi non starei a entrare su quel discorso lì, però comincerei a analizzare la partita che potrebbe arrivare col Napoli, nel senso la finale Inter-Napoli, che poi alla fine caso vuole che sia la finale che sarebbe stata senza il nuovo regolamento, perché Napoli campione d'Italia, Inter campione della Coppa Italia, quindi la finale sarebbe stata comunque Inter-Napoli, caso vuole che nonostante la formula allargata alle seconde classificate, la finale sia comunque quella. Do una notizia: se è circolata la voce ieri sera e stamattina che Çalhanoğlu potesse avere qualche problema muscolare perché è uscito così, no, Çalhanoğlu è uscito per il cartellino. Çalhanoğlu sta benissimo in finale, c'è, non ha nessun problema muscolare. State tranquilli. E quindi è carico, ha voglia di giocare la finale da protagonista, anche perché poi dovrà per forza riposare contro la Fiorentina in campionato, perché è stato squalificato con l'ammonizione di Monza, era in diffida e quindi non giocherà con la Fiorentina. È carico a palla perché vuole vincere il trofeo e non solo quello, non solo la Supercoppa, ma vuole vincere molto altro. Quindi sta bene, tranquilli. Andiamo a vedere invece il discorso Inter-Napoli. Allora, il Napoli ha dei problemi che secondo me un po' sono evidenziati anche nella partita con la Fiorentina. Ovviamente non ha il gioco dell'anno scorso, non ha l'autostima dell'anno scorso, non ha i risultati dell'anno scorso, è a 20 punti dall'Inter in campionato e ha fuori comunque due giocatori fondamentali per il Napoli, che sono appunto Osimhen davanti e Anguissa in mezzo, che sono via per la Coppa d'Africa. Ha aggiunto alla rosa Ngonge Traoré, che non so sinceramente se possono già giocare, visto che hanno raggiunto Riyad oggi. Questo non ho idea, ma non saprei neanche giudicarli come giocatori all'interno di un meccanismo del Napoli. Ci sono arrivati ieri, oggi, quindi la vedo difficile. Cioè, per ora faccio conto che non ci sono, e poi vediamo negli sviluppi dei prossimi giorni. E quindi andiamo a vedere il Napoli. Il Napoli ha comunque uno Zielinski che sta facendo fatica. È una squadra che ha, rispetto all'anno scorso, molte certezze in meno, che ha delle insicurezze in più, però è una squadra che questa coppa l'ha già vinta, che comunque ha una storia e che è campione d'Italia in carica. È una partita secca. Chiaro è che ad oggi vedere giocare il Napoli, vedere giocare l'Inter, vedere la classifica dell'Inter, vedere la classifica del Napoli, vedere come l'Inter ha giocato con la Lazio, vedere il Napoli come ha giocato con la Fiorentina, viene difficile, al di là della partita secca, si parte dallo 0-0, pensare che l'Inter non sia strafavorita. L'Inter è strafavorita in questa finale. Chiaro è che l'attenzione deve essere altissima, che l'Inter deve aggredire l'avversario senza farlo respirare, esattamente come ha fatto con la Lazio, quindi sconvolgerlo all'inizio, non dargli riferimenti, nel senso che la Lazio non ha avuto tempo di pensare. La Lazio è stata aggredita subito, è stata messa lì subito, nonostante il solo 1-0, la Lazio non ha avuto più tempo per pensare a cosa fare, perché veniva puntualmente aggredita, superata nell'uno contro uno, continuamente l'Inter vinceva sempre, come si dice, le palle vaganti erano sempre dell'Inter, le palle alte erano sempre dell'Inter. Io non mi ricordo un cross della Lazio, non mi ricordo la Lazio che supera la metà campo, non mi ricordo neanche un cross della Lazio.
Quindi l'Inter deve fare la stessa cosa con il Napoli. Il Napoli è comunque una squadra attualmente, secondo me, più pronta della Lazio, anche se non più in forma, ok? Sarà una finale... Allora, io sono ottimista, assolutamente. Se l'Inter gioca così, sono ottimista. Chiaro è che partita dopo partita qualcosa va. Cioè, bisogna capire che non tutte le partite sono uguali. Cioè, noi abbiamo visto la partita con il Genoa e la partita con il Verona... un pareggio col Genoa e una vittoria risicata con il Verona in casa, mai si sarebbe pensato di vedere un Inter che spadroneggia Monza, vince 5-1 giocando alla grandissima. E quindi vedi da una partita all'altra, è vero che la condizione è migliorata, però dipende dall'avversario, dipende dalla partita, dipende dal contesto. E poi si va a giocare con la Lazio e si stravince di nuovo, esattamente come è successo con il Monza. Se questa è la condizione, sono sereno. Ok, poi c'è anche l'avversario e il Napoli ha una finale davanti, considerando che il campionato è andato e che la Champions League è obiettivamente una competizione dove il Napoli non pensa di vincere. Questa per il Napoli è una prova fondamentale, un'occasione più unica che rara in questa stagione, e quindi le motivazioni saranno altissime per la squadra di Mazzarri, per lo stesso Mazzarri che ha la possibilità di tornare a Napoli con un trofeo. E non è che Mazzarri ne abbia vinti tanti nella carriera, e quindi per lui è una extra motivazione, e per lasciare anche un ricordo importante nei suoi ultimi mesi di Napoli, sfruttando l'occasione che De Laurentiis gli ha dato. Dall'altra parte ci siamo noi, che abbiamo voglia di mostrare che siamo forti, che siamo più forti, che siamo in forma, che ci devono temere, che vogliamo vincere la terza Supercoppa di fila, vogliamo regolare la quinta di fila, la quinta a Inzaghi per fargli fare il record ed essere l'allenatore che ne ha vinte più di tutti. E quindi, insomma, le motivazioni sono alte per entrambi. È una finale, 90 minuti, non ci sono supplementari, si va direttamente in rigore in caso di pareggio, e quindi tutto si concentra lì. Vediamo come va, vediamo le scelte di Inzaghi, che saranno ovviamente i titolarissimi. Io credo che si andrà verso la conferma della formazione vista con la Lazio, non credo che si cambierà niente. Però vedremo, magari c'è un Dumfries Darmian che potrebbe essere l'unica variabile. Va bene ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio. Commentate qui sotto se siete d'accordo con quello che ho detto. Magari non commentate, ma per dire quello che dici ci vogliono 3 minuti, non 10, perché sinceramente trovo che siano critiche che non hanno nessun senso. Io sto parlando con voi, posso metterci 10 minuti, ce ne posso mettere 12 e 15 come adesso, ce ne posso mettere 15. Dovete capire che il mio canale YouTube è un canale dove si chiacchiera, dove io ovviamente chiacchiero da solo, ma non da solo, ci siete voi che rispondete a quello che dico. Quindi quello che penso lo dico in 10-15 minuti. Se non vi sta bene, mi dispiace, ma questi sono i miei tempi per specificare quello che penso, specificarlo bene. Se lo trovate noioso, scorrete avanti dove vi interessa, oppure andate a vedere un video di qualcun altro che dura 2 minuti e mezzo. Capito? Siete in pochissimi che me lo dite, però quei pochissimi che me lo dicono, io accetto tutte le critiche, lo sapete, su video, audio, cerco di migliorare, eccetera. Queste però sono critiche che non hanno nessun tipo di senso. Va bene ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo di schiacciare la campanella per avere la notifica dei video, pollice in su se vi è piaciuto questo video, e poi mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, sempre forza Inter. Ciao a tutti, e ciao.